ricerca continua di una adeguata dignità sociale ed economica, visibilità, rappresentanza, tutela e sviluppo a tutte quelle persone che con il loro lavoro e con i loro sacrifici sono stati e sono tuttora la vera forza produttiva, economica e sociale del paese e del territorio. Sono alcuni degli obiettivi sempre raggiunti del senatore Rodolfo Tambroni, fondatore della Federazione Regionale della Confartigianato di Macerata e partecipe promotore delle altre associazioni di Pesaro, Ancona e Ascoli Piceno. Quest'anno ricorre il 10° anniversario della morte del senatore Tambroni e la Confartigianato, da sempre legatissima a questa prestigiosa figura, vuole ripercorrere la vita di un uomo dalla grande generosità e dalla volontà di impegnarsi totalmente per lo sviluppo del territorio maceratese e della sua comunità marchigiana. La sua figura di uomo democratico, legato profondamente alle vicende e alle caratteristiche economiche della sua terra di origine, composta da persone e imprenditori fieri e liberi, sono stati concetti base di una democrazia e una politica fondata sui valori liberali dell'uomo imprenditore di se stesso, e sono stati i valori delle sue scelte e battaglie politiche, oggi più che mai attuali e opportune, e si impongono al centro di ogni valutazione e opzione politica, sociale ed economica nel nostro territorio regionale come nel nostro paese. Nato a Fabriano il 24 giugno 1927, sin da giovane Tambroni ha mostrato un grande interesse per la politica e per le istituzioni. A soli 18 anni entra così in politica, iscrivendosi alla Democrazia Cristiana e dopo pochi anni, nel 1951, viene già eletto consigliere comunale a Macerata. In breve assume la carica di capogruppo consigliare DC e poi di segretario provinciale. La sua passione verso la politica e le istituzioni, le imprese e l'economia del territorio sono subito riconosciute e lo sono ancora oggi, a 10 anni di distanza dalla sua morte, con la stima e la gratitudine di quanti onorano giustamente la sua memoria, Confartigianato in primis. Negli anni 50 Rodolfo Tambroni inizia a lavorare per organizzare e avviare il settore artigiano nelle Marche e in Italia, che si raccoglie subito dopo, insieme a Germozzi, nella Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, la quale, in un secondo momento, diventerà Confartigianato nel 1990. Nel 1961 fonda Confartigianato Marche, Federazione Regionale dell'Artigianato delle Marche. Nell'ambito dell'associazione ricopre diverse cariche, tra le quali quella di segretario provinciale di Macerata da lui stesso fondata, di direttore
della Cassa Mutuo Artigiana e di presidente regionale onorario dal 1990. Ogni azione, ogni comportamento della sua vita pubblica è stato orientato verso questa direzione, verso l'artigianato, la piccola impresa e la libera economia. Esse caratterizzano nella sua visione la base dello sviluppo e della crescita economica del territorio regionale e non solo.